appunto a Don Gianni Cozzi, Don Marcello Cozzi, del comparto della Basilicata per l'Associazione Libera. Siamo qui per sentire Don Marcello parlarci un po' della sua esperienza, magari darci qualche consiglio e sentire un po' che cosa ha da raccontarci sull'impegno dell'associazione di cui fa parte. Credo che alla fine sarà anche disponibile per rispondere a eventuali domande e curiosità. Adesso io mi spengo e passo la parola a lui. Grazie. Grazie, io vi saluto tutti ragazzi e vi ringrazio davvero, perché è bello parlare di un tema così importante insieme a voi, così giovani, cittadini contro le mafie. Noi possiamo tanto contro le mafie, possiamo tanto, e loro ci temono a tal punto che la cosa più importante di cui hanno paura è il nostro impegno e la nostra conoscenza. E sottolineo il termine conoscenza. Due mesi fa, metà novembre, ero in un liceo italo-tedesco a Berlino, 500 ragazzi, una sala piena. Lì a Berlino volevano sapere che cosa sta succedendo in Italia, volevano capire, approfondire un po' di più il tema delle mafie. Voi sapete, a Berlino si sono svegliati all'improvviso il 15 agosto del 2007, dopo la strage di Duisburg, quei 6 morti ammazzati davanti alla pizzeria Bruno, di cui sicuramente avete avuto notizia. E lì si sono preoccupati, si sono inquietati, vogliono capire che cosa sta succedendo in Italia e che cosa significava quella strage lì a Berlino. Io mi alzo. Che cosa significava quella strage lì a Berlino? Certo, qualcuno doveva spiegare a loro che la 'ndrangheta è arrivata in Germania prima ancora che loro se ne accorgessero con una strage. Qualcuno avrebbe dovuto spiegare a loro in questi anni in che modo la 'ndrangheta è arrivata in Germania. Però è importante questa iniziativa che alcune associazioni e alcune scuole hanno voluto nel mese di novembre lì a Berlino, per capire un po' il problema della mafia e cos'è la mafia e come interpretare l'evoluzione delle mafie negli ultimi anni. Dicevo, una sala di 500 ragazzi, questo liceo metà di origini italiane, genitori italiani emigrati lì in Germania. Il tema era le mafie e la domanda da cui si partiva era, attendi perché è la domanda che interpella noi, la domanda era: ma la mafia vuole la guerra o vuole la pace? Perché da come noi rispondiamo a questa domanda poi ne va dell'identità della mafia stessa. Cioè, nel rispondere a questa domanda noi capiamo che cos'è la mafia oggi, che cosa intendere per mafia. E allora tutti i ragazzi lì, insomma, presi anche da quello che si dice delle mafie, presi anche dai mass media, dai giornali, voi avete avuto modo di vedere ultimamente, forse per televisione, l'ennesima replica del Capo dei Capi su Canale 5, quindi venivano da questo film, venivano da quello che si racconta sui giornali, la mafia che uccide, Gomorra. Chi non ha letto Gomorra di Saviano, la mafia che uccide, che spaccia, che mette bombe, che fa stragi. E quindi fra i ragazzi si parlava di questo. E la mafia vuole la guerra, perché la mafia fa la guerra. Si alza un ragazzino in fondo a quella sala, un ragazzino di 15 anni, di 14 anni, si alza, chiede la parola, viene qui al tavolo e dice: io vorrei dire la mia. È un ragazzino i cui genitori originari della Sicilia, Barcellona, Pozzo di Gotto, emigrati tanti anni fa dalla Sicilia, e questo ragazzino dice, attende la risposta: la mafia vuole la pace,
E lì tutti quanti gli amici a dire no, ma che stai dicendo, la mafia mette le bombe, no, la mafia vuole la pace. E lui in due parole ci descrive la realtà della mafia e delle mafie oggi. E lui in due parole ci dice quello che i magistrati, quello che le persone del campo, quello che gli esperti ormai ci dicono da un po' di anni. La mafia vuole la pace. Alla mafia non conviene fare la guerra, non conviene uccidere, non conviene creare allarme sociale, perché più allarme crea e più ha su di sé gli sguardi, le attenzioni dello Stato. La mafia vuole la pace. Perché nel silenzio, nella pace ragazzi, nel silenzio, la mafia porta avanti le mafie, portano avanti i propri affari e portando avanti i propri affari riempiono le proprie casse e nessuno se ne accorge. Beh, quel ragazzino lì, il 22 novembre scorso, in quel liceo italo-tedesco, diceva una sacrosanta verità. E noi dobbiamo fare i conti con questa verità, se vogliamo capire di che cosa stiamo parlando, se vogliamo capire anche cosa significa il tema che ci siamo dati questa sera, cittadini contro le mafie, se vogliamo capire qual è il nostro ruolo di cittadini in questa lotta alle mafie. E poi è importante anche il titolo, aver messo al plurale un fenomeno che abbiamo sempre chiamato al singolare, e che noi oggi abbiamo imparato a chiamare mafie e non più soltanto mafia. È vero, le mafie, la mafia vogliono la pace, a loro non interessa, anzi è controproducente per le mafie uccidere, mettere bombe, creare allarme, fare chiasso, è controproducente perché tu richiami le forze dell'ordine, gli apparati dello Stato, no, i tuoi affari li devi portare avanti in silenzio, nessuno se ne deve rendere conto, nessuno se ne deve accorgere, in modo tale che tu con i tuoi affari puoi andare dove vuoi, puoi entrare in qualunque regione del nostro paese e nessuno se ne accorge. È quello che le mafie, ragazzi, hanno fatto negli ultimi 20 anni. Ecco, loro temono un incontro come quello nostro questa sera qui. Loro temono la conoscenza, loro temono il fatto che noi approfondiamo questi discorsi e questo fenomeno. Io pongo dinanzi alla vostra attenzione due episodi. Voi siete abbastanza giovani, ma penso comunque vi ricorderete anche recenti avvenimenti di cronaca. Io pongo appunto dinanzi a voi due episodi abbastanza recenti che ci possono far capire di che cosa stiamo parlando e che ci devono far cambiare registro, e che quando noi parliamo di mafia, vi prego, non teniamo più in mente il classico personaggio con la coppola e con la lupara. Noi oggi parliamo di altro, in un mondo che si va globalizzando. Noi parliamo di altro e su questo ci arriverò. I due episodi, due avvenimenti di cronaca. 13 gennaio 93. Palermo, Totorina, viene catturato sotto casa. Si nascondeva in questa villa in un quartiere abbastanza periferico di Palermo, immerso nel verde, ma era nel centro di Palermo. Viene catturato dagli uomini del ROS, dei carabinieri, reparto speciale. Voi pensate, lo cercano ormai da più di 30 anni in tutto il mondo e lui sta a Palermo. E vi prego di immaginare questa scena. Lo catturano, lo portano lì dai carabinieri, sotto la casa, il covo, quello che era diventato il covo di Totorina, si ferma una pattuglia dei carabinieri e sta lì. In quello stesso giorno arriva a Palermo, si insedia a Palermo, in quello stesso giorno il nuovo procuratore capo che viene da Torino, è un magistrato dai capelli bianchi, un magistrato che a Torino aveva combattuto tanto il terrorismo, ce l'aveva fatta, era riuscito a sconfiggere quella piaga, era bravo questo Giancarlo Caselli. Arriva lì. Qualche giorno dopo la cattura di Totorina chiama gli uomini del ROS e chiede loro: che cosa avete trovato nel covo di Rina?
La risposta qual è? Ma non ci siamo saliti. Nessuno in quei giorni aveva pensato di salire in quell'appartamento dove Totorina si era rifugiato negli ultimi tempi. Ma come non ci siete saliti? No, non ci siamo saliti. Entrano nel covo di Totorina, voi capite di chi stiamo parlando, no? Totorina, il capo dei capi, patapì, patapà, quello che ci hanno fatto vedere, eh? Entrano nel covo di Totorina e non trovano assolutamente niente. In questo appartamento trovano addirittura le pareti, in mezzo le pareti divisorie che erano completamente abbattute, tutto ridipinto nuovamente. Qualcuno in quei 14 giorni aveva avuto il tempo di entrare in quell'appartamento, di togliere tutti i mobili, voi pensate, di scasare, diciamo noi, no? Di togliere tutti i mobili, di togliere i quadri, di ridipingere, di abbattere le pareti divisore di quell'appartamento e di lasciare un appartamento vuoto, completamente vuoto. Mentre la pattuglia dei carabinieri era laggiù, che piantonava l'appartamento, il covo del capo dei capi, qualcuno sale su e prende i mobili da questo appartamento. È il 14 gennaio del 1993, viene catturato il capo dei capi, nessuno si preoccupa di entrare nel suo covo. Seconda scena, è il 10 aprile del 2006, 13 anni dopo, Bernardo Provenzano, è molto più recente, lo ricorderete molto di più, siamo nell'immediatezza, sono i giorni in cui addirittura c'è lo spoglio dell'ennesima tornata elettorale, in Italia si è ritornati un'altra volta a votare, è il 10 aprile del 2006, dopo 43 anni di latitanza catturano l'altro capo dei capi, quello che dopo la cattura di Provenzano era rimasto il super latitante per eccellenza, davvero il capo dei capi, Bernardo Provenzano. È importante, io ora vi dico queste cose che magari vi possono anche annoiare, però ragazzi è questo che fa paura alla mafia, la conoscenza. Approfondire questi discorsi, approfondire questi fatti, analizzarli con la nostra coscienza critica, con il nostro cervello, con le nostre intelligenze, con la nostra capacità di discernere. 10 aprile 2006, dopo 43 anni di latitanza, rifugio Montagna dei Cavalli, periferia di Corleone, viene catturato Bernardo Provenzano. Anche qui dovremmo dire, come è stato detto per Totorina, dopo 43 anni viene catturato il capo dei capi, lo cercano in tutto il mondo, dove lo trovano? A casa, a Corleone, a casa. Beh, lo catturano, lo portano in caserma. Non so se qualcuno di voi ricorda, io spero di sì, altri magari possono andare a rintracciare queste cose su internet. La sera stessa della cattura di Bernardo Provenzano, voi ricordate la vicenda del covo di Rina, non perquisito per 15 giorni? Beh, la sera stessa della cattura di Bernardo Provenzano, il rifugio di zio Binnu, come lo chiamano, diventa un set cinematografico. Se qualcuno di voi ricorda, la sera i canali Rai fanno una diretta con il rifugio di Bernardo Provenzano. C'è una giornalista che è da lì in diretta, intervista i protagonisti di quella cattura, i magistrati, le forze dell'ordine, chiunque capita a tiro di questa brava giornalista va al microfono e racconta le proprie. Beh, 13 anni prima il covo di Rina viene dimenticato, 13 anni dopo il covo di Bernardo Provenzano diventa un set cinematografico. E la cosa, non so se dire ridicola o che invece fa preoccupare, è che mentre la giornalista sta lì con il microfono, dietro si vedono, e questo ancora una volta Canale 5 ci ha fatto imparare come agiscono i famosi RIS,
Dietro si vedono questi uomini in tuta bianca, rigorosamente bianca, che vanno cercando le tracce, mentre giornalisti, fotoreporter, gli uomini delle telecamere, della TV di Stato vanno girando lì, nel covo dove si incrociano con gli uomini in divisa bianca, dove nessuno deve mettere il proprio piede per non lasciare altre tracce, neanche il Padre Eterno può entrarci, noi invece ci entrano giornalisti e compagnia varia. E ci fanno vedere il letto di Bernardo Provenzano, ci fanno vedere i quadretti appesi della Madonna di Pompei, di Padre Pio, ci fanno vedere addirittura la cucina dove mangiava e cucinava Bernardo Provenzano, ci fanno vedere quel pentolino a dirci che questo povero uomo negli ultimi tempi aveva mangiato cicoria bollita e ricotta. E gli stessi articoli che noi troviamo sui giornali all'indomani della cattura di Provenzano sono quelli che abbiamo ritrovato sui giornali all'indomani della cattura di Totorina, e cioè la loro fotografia in prima pagina e poi, attenti, la mafia sta per essere sconfitta. La mafia sta per essere sconfitta. E si è detto per Provenzano quello che si era detto per Riina. Anzi, per Provenzano si è calcato ancora di più la mano. Perché per Provenzano si è detto, guardatelo, fotografia in prima pagina, datevi a fare questa ricerca perché è interessante. Guardate, e questa è la mafia? Mangiava cicoria bollita e ricotta. Voi tutti avete sempre detto che la mafia navigava nell'oro, le ville sontuose, le piscine, eccolo qui, in un rifugio di pastori, di contadini, come un povero disgraziato. Se questa è la mafia, dicevano tutti i commentatori all'indomani della sua cattura, se questa è la mafia, siamo a cavallo. Si può dire che lo Stato sta per vincere la guerra contro la mafia. Addirittura dovremmo fare un passo indietro. Dovremmo ricordare che per un anno e mezzo prima della cattura, in Italia ci avevano fatto inseguire Bernardo Provenzano, parlandoci, scusandomi per il linguaggio, parlandoci della sua prostata malata. Ci avevano detto che questo povero uomo malato, anziano, era ricoverato a Marsiglia, in Francia, perché malato alla prostata, si era operato. Cioè sembrava quasi che il problema della mafia, ragazzi, in Italia fosse la prostata malata di Bernardo Provenzano. E poi ci dicono, se questa è la mafia, lo Stato sta per vincere la guerra. Quindi non vi preoccupate, perché ormai la guerra è vinta. Attenti, perché aveva ragione quel ragazzo lì a Berlino a dire che la mafia vuole la pace, non vuole la guerra. E quel ragazzo mi ricorda invece un altro avvenimento di 3 anni fa, il 10 novembre, a Piazza Armerina in Sicilia, bellissima città, splendida città. Era il 10 novembre, si celebrava il premio Rocco Chinnici, giudice ammazzato dalla mafia. In questo teatro splendido, le scuole di questa città che erano convocate in questo teatro per ricordare questo giudice ammazzato dalla mafia, eravamo in un tavolo di relatori come questo, c'era un giornalista, non dico tuo collega perché tu non sei giornalista, un giornalista della RAI siciliana che moderava il dibattito. Quella mattina arriva la notizia, mentre noi iniziavamo quell'incontro, quel convegno, arriva la notizia che viene arrestato il terzo superlatitante di Cosa Nostra dopo Provenzano e Riina, che era Salvatore Lo Piccolo, ve lo ricordate? E in prima fila c'erano le autorità, le istituzioni, le forze dell'ordine, e quando arriva la notizia questo giornalista invita tutti i ragazzi, come voi questa sera, ad alzarsi in piedi e a fare un applauso perché un altro super latitante finalmente è stato catturato. Tutti quanti ad applaudire, patapapapà, tutti quanti a sederci, e poi dopo un po', evidentemente il giornalista aveva dimenticato qualche cosa, il messaggio principale l'aveva dimenticato, ci fa rialzare tutti e invita i ragazzi a un altro applauso. E tutti quanti lì applaudire. E poi dice, attenti, ragazzi, questo applauso
Perché, un messaggio di prima, perché la mafia sta per essere sconfitta. Beh ragazzi, allora noi partiamo da qui questa sera. Il messaggio, la mafia sta per essere sconfitta soltanto perché mettono in galera quei signori, è un messaggio fuorviante ed è un messaggio mafioso. È un messaggio fuorviante perché ci depista ed è un messaggio mafioso. E noi lì, ricordo, con alcuni di quei personaggi a quel tavolo ci guardiamo in faccia, capiamo l'importanza di quel messaggio, capiamo com'è pericoloso dire quella cosa, ci guardiamo in faccia in silenzio e in effetti capiamo che è quello che ci vogliono far credere. Ci vogliono far credere che la mafia è tutta Totorina, è tutta Bernardo Provenzano, è tutta Salvatore Lupiccolo, è tutta Matteo Messina Denaro, il nuovo super latitante che nessuno riesce a beccare, e compagnia varia. No ragazzi, non facciamoci fregare, perché ci hanno fatto credere per 50 anni che la mafia fosse soltanto in quei volti e in quei nomi, o meglio, mi correggo, ci hanno fatto credere che la mafia fosse soltanto quella, e anche quella. Ma ci hanno fatto credere che fosse soltanto quella. Ma se noi andiamo un attimo, e non a caso io sono partito da qui, se noi andiamo un attimo alla cattura di Totorina e di Bernardo Provenzano, è chiaro che non può essere soltanto quella. E vi racconto altri episodi, sperando di non stancarvi. 10 giorni prima della cattura di Totorina parla il suo avvocato attraverso i giornali. Attenti, perché è curioso e perché è importante che noi sappiamo queste cose. Parla il suo avvocato attraverso i giornali e dice: è inutile che lo cercate, è morto. 10 giorni dopo Rina viene catturato. Una settimana prima della cattura di Bernardo Provenzano parla il suo avvocato, si fa intervistare dalla Repubblica, giornale della Repubblica, è l'avvocato Traina, e rilascia un'intervista dello stesso tenore e in più dice: guardate che lo Stato va cercando un fantasma, probabilmente Provenzano è morto. Qualcuno pensa, visto che in quel periodo è uscito un film che si chiama Il fantasma di Corleone, qualcuno pensa che l'avvocato Traina sta facendo pubblicità al film, e invece no. Fa la stessa cosa che ha fatto l'avvocato di Totorina. Sta dicendo chiaramente alcune cose: o che Provenzano ormai per loro è morto, quindi potete catturarlo, oppure stanno dicendo a Provenzano: per noi tu sei morto e quindi ora veditela tu. Fatto sta che anche lui, come per Totorina, dopo una settimana arrivano i carabinieri. Anche questi episodi ci fanno capire dunque che la mafia non è soltanto qui, in quei volti, che si è mosso qualcosa alle spalle. Dovremmo andare a riapprofondire le storie delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Dovremmo andare a mettere testa ancora di più nella strage in cui ha perso la vita Falcone, la moglie e la sua scorta, Borsellino e la sua scorta. Dovremmo andare cioè negli anni 92-93 per capire che cosa effettivamente è accaduto in Italia, per capire di che cosa noi parliamo quando parliamo di mafia. Allora davvero io qui adesso approfitto della vostra pazienza. Strage di Capaci. Non vi racconterò tutti i particolari, ragazzi, però voi avete la capacità di andare su internet e quindi queste storie le potete leggere in lungo e in largo perché si possono scaricare molto bene. Strage di Capaci, 23 maggio del 92. Perdono la vita Falcone, Francesca Morvillo e la sua scorta. Il 22 maggio, il giorno prima, non vado dietro perché sarebbe molto più interessante, ma mi fermo al 22 maggio, il giorno prima, esce un'agenzia di stampa che si chiama Repubblica, ed esce un, da non confondere con il quotidiano La Repubblica,
esce una notizia a firma di un certo Vittorio Sbardella. Chi è Vittorio Sbardella? Vittorio Sbardella è un politico, Democrazia Cristiana, che ha preso il posto di un politico ucciso dalla mafia il 13 marzo precedente, Salvo Lima, ucciso a Palermo. Quelli un po' più adulti ricorderanno questi fatti. Vittorio Sbardella, Democrazia Cristiana, fa parte della corrente cosiddetta andreottiana della Democrazia Cristiana. Scrive il 22 maggio. Tenete presente che in quei giorni Francesco Cossiga, Presidente della Repubblica, si è dimesso. Il Quirinale è vacante, si sta andando alla ricerca del nuovo Presidente della Repubblica. In corsa ci sono tre personaggi. Giulio Andreotti, da sempre chiacchierato perché si dice vicino alla mafia. Spadolini, Scalfaro, Oscar Scalfaro. Vittorio Sbardella, 22 maggio, scrive, vi cito testualmente perché sono parole che non possiamo dimenticare evidentemente, noi temiamo, quindi lui parla a nome della sua corrente, parla a nome di Andreotti, di quello che c'è dietro, noi temiamo che per favorire la salita al Quirinale di Scalfaro o Spadolini, attenti, si possa realizzare un bel botto esterno come ai tempi di Moro. 24 ore dopo, a Capaci, si realizza il botto. Perde la vita Falcone e la sua scorta. Cosa vuole dire quel messaggio? Beh, ognuno può interpretarlo come vuole. Fatto sta che quest'uomo ha quasi anticipato una strage. Noi temiamo. Quando poi si andrà al processo sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, i PM approfondiranno alcune cose. Per esempio approfondiranno che quell'omicidio, che quella strage poteva anche non realizzarsi, ma che se è stata realizzata, è stata realizzata per lanciare un messaggio chiaro allo Stato. Un sindaco che negli anni 70 andava forte in Sicilia, a Palermo, e che era colluso con la mafia, poi condannato per associazione mafiosa, che era Don Vito Ciancimino, in quei giorni, interrogato più volte, dirà: guardate, ma voi pensate davvero che Cosa Nostra ha ucciso Giovanni Falcone lì a Capaci così? No, voleva mandare un messaggio. Voi pensate, dice Don Vito Ciancimino, e in effetti è vero, Giovanni Falcone in quel periodo non stava più. Voi conoscete Giovanni Falcone, no? Avete sentito parlare. Giovanni Falcone non stava più a Palermo, era stato trasferito a Roma come responsabile del DAP, della direzione dell'amministrazione penitenziaria. I mafiosi temevano la presenza di Falcone lì per due motivi. Primo, perché stando al DAP poteva stringere ancora di più le gabbie intorno ai mafiosi. Lui proponeva il carcere duro per i mafiosi, quello che poi passerà come il 41 bis. Secondo luogo, loro temevano la presenza di Falcone a Roma perché Falcone proponeva una cosa unica nella nostra storia repubblicana, che poi si è realizzata purtroppo grazie al suo sangue, cioè l'istituzione della Direzione Nazionale Antimafia, di una Procura Nazionale Antimafia. Falcone era a Roma e dice Don Vito Ciancimino, e altri lo confermeranno, ma Falcone a Roma girava senza scorta. Falcone a Roma viene incontrato nei ristoranti intorno lì a Montecitorio senza scorta. Potevano benissimo ucciderlo lì. Perché l'hanno ucciso a Palermo? Perché in quel modo? Perché si voleva mandare un messaggio. Anzi, si voleva mandare più di un messaggio. A chi? Questo è l'interrogativo. Perché è stato ucciso Falcone? Ancora oggi, nonostante sono in galera gli esecutori di quella strage, beh, il movente non è chiaro, così come non sono chiari i cosiddetti mandanti esterni della strage, cioè coloro che hanno ordinato l'omicidio di Falcone. Un altro episodio inquietante.
primo luglio del 92, Falcone è morto da più di un mese. Paolo Borsellino, il suo grande amico, grande magistrato, finalmente ottiene di incontrare un collaboratore di giustizia, Gaspare Mutolo. Gaspare Mutolo, Cosa Nostra, da un po' di tempo sta cercando di parlare con Paolo Borsellino, gli viene negato. Il procuratore capo di Palermo continuamente nega a Gaspare Mutolo di incontrare Borsellino, eppure Gaspare Mutolo dice: io voglio collaborare con la giustizia, ma voglio parlare soltanto con Paolo Borsellino. Non si fida di nessun altro. Finalmente il procuratore capisce e autorizza Paolo Borsellino a incontrare Gaspare Mutolo. 1 luglio 92. Paolo Borsellino ottiene l'autorizzazione, va a Roma, si incontra con Gaspare Mutolo nella sede della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, che è al centro di Roma. L'appuntamento è alle ore 15, si incontrano, Gaspare Mutolo seduto qui, Borsellino qui, gli uomini della scorta sono in piedi lì. Si siedono, si conoscono, lui non conosceva Gaspare Mutolo, Mutolo non conosceva lui, si presentano e Mutolo dice: dottore, io insomma voglio collaborare, mi fido di lei, però in questo primo incontro noi non verbalizziamo, io le dico un po' di che cosa le parlerò, però l'avviso, io devo farle dei nomi, dei cognomi, sono anche nomi importanti. E insomma, se io le faccio questi nomi, qui saltiamo in aria io e lei, come è successo a Giovanni Falcone. E Borsellino, voi capite, magistrato, ligio al dovere, dice: no, qui bisogna verbalizzare, bisogna scrivere tutto, lo facciamo da adesso, non lo facciamo la prossima volta. Quindi parlano di questo. Alle 15.30 circa arriva una telefonata sul cellulare di Borsellino. E lui risponde, chiude e dice a Gaspare Mutolo. Tutto questo è verbalizzato, ragazzi, eh? È verbalizzato e nella sentenza del processo di Caltanissetta, scaricatevelo da internet, perché ripeto, la nostra conoscenza, dalla nostra conoscenza dipende la loro paura, la loro paura. Borsellino dice: io, mi hanno chiamato dal Viminale, dal Ministero dell'Interno, il nuovo ministro dell'Interno, Nicola Mancino, mi vuole conoscere. Nicola Mancino, che è l'attuale vicepresidente del CSM, l'organo, no? Quello superiore della magistratura. Va bene, guarda, dice Gaspare Mutolo, io fra mezz'ora sono qui. Per chi conosce Roma, il Viminale e gli uffici della DIA sono neanche, poi con gli uomini della scorta, sono neanche a 10 minuti di distanza. Io fra mezz'ora sono qui. Borsellino ritornerà a incontrare Gaspare Mutolo dopo 2 ore e mezzo. Quando ritorna, racconta Mutolo e raccontano gli uomini della scorta, era nervoso. Era talmente nervoso, Paolo Borsellino, era così nervoso che senza rendersene conto aveva in mano 2 sigarette accese contemporaneamente. Fumava 2 sigarette e non se n'era accorto. Che cosa era accaduto? In quella mezz'ora, quando è stato con Gaspare Mutolo, Mutolo dice a Borsellino: beh, uno di questi nomi che io le farò è per esempio quello di Bruno Contrada, agente dei servizi segreti che poi verrà condannato per associazione mafiosa, ma fa anche altri nomi eccellenti di personaggi dello Stato. Ritorna Borsellino, è nervoso, è cupo, è terrorizzato. Racconteranno poi durante il processo i testimoni, ma anche la moglie con cui Borsellino si è confidato, che quando arriva lì al Viminale incrocia per caso Nicola Mancino, che era il motivo vero della telefonata. Nicola Mancino lo saluta, lo conosce, si incrociano nel corridoio, Nicola Mancino esce dalla stanza, lo fa entrare nella sua stanza e lui non incontra Nicola Mancino in quella stanza. Incontra alcuni personaggi, fra cui Bruno Contrada, che è quella persona di cui Gaspare Mutolo avrebbe dovuto parlargli. Ormai Borsellino sa che è arrivato il tritolo per lui, ormai sa che lo vogliono ammazzare.
è così deciso nella sua azione, Paolo Borsellino, fatevi raccontare se avete la possibilità di incontrare la sorella Rita, è ormai così deciso che va ripetendo a tutti, e lui lavora 24 ore su 24, non c'è più tempo. Aveva capito chi ha ucciso Giovanni Falcone. Ma soprattutto Paolo Borsellino, come Falcone, ragazzi, e penso che questo è l'insegnamento per noi oggi, avevano capito la mafia che cos'è oggi. Avevano capito i nuovi linguaggi della mafia, i nuovi affari, i nuovi volti. Che cosa intendere per mafia oggi? Stavano leggendo la mafia in diretta. Loro conoscevano tutto di questa evoluzione, di questo cambiamento, di questa trasformazione della mafia. Falcone viene ammazzato, ma Borsellino, la velocità con cui viene ammazzato Borsellino è inspiegabile, perché se Falcone si inserisce in un piano più o meno giustificabile, Borsellino no, troppo presto. E più collaboratori durante il processo diranno che Totò Riina va dicendo: bisogna ammazzarlo subito. Ma perché? Perché mi hanno chiesto di farlo subito. Mi hanno chiesto di farlo subito. E tutti i collaboratori concorderanno su una cosa: la richiesta dell'omicidio non solo di Falcone, ma soprattutto di Borsellino, è esterna a Cosa Nostra. Gli esecutori, i mandanti, scusate, di quelle stragi sono esterni a Cosa Nostra. Don Vito Ciancimino dirà: l'architetto non cercatelo in Cosa Nostra, cercatelo fuori. Se voi andate ancora su internet, perché siete esperti di questi macchinari, cercatevi su YouTube l'ultima intervista di Paolo Borsellino, famosa intervista che rilasciò a due giornalisti francesi, che lo interrogano, cercano di capire quali sono le sue sensazioni dopo la strage di Capaci, che cosa pensa lui della mafia, le sue attuali indagini, e lui parla delle sue attuali indagini, e le sue attuali indagini portano a nord, e Paolo Borsellino non può parlare, ma dice che in quel periodo sta indagando sul rapporto fra mafia e affari. Ed è agli atti, ed è in quell'intervista, ed è la voce di Paolo Borsellino, ma non va oltre, perché è una persona corretta. Stanno indagando in quel periodo anche su Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi. Che è successo allora in quel periodo? Ecco perché noi, quando diciamo che cos'è la mafia, bisogna necessariamente andare negli anni 92-93, ma non solo, ragazzi, guardate, sarebbe interessante ritornare alle origini della nostra Repubblica, sarebbe interessante capire che cosa è accaduto quando gli alleati nel 43 si misero d'accordo con i siciliani per lo sbarco in Sicilia. E con chi si allearono? Beh, gli americani si allearono per sbarcare in Sicilia, questa è storia, non c'è bisogno... Si allearono con due personaggi famosi in Sicilia in quel periodo, perché non solo in politica, Democrazia Cristiana, ma ripeto, non è, perché è storia, insomma, massoni e capi mafia dell'epoca, ed erano Don Calogero Vizzini e Genco Russo. Don Calogero Vizzini e Genco Russo prepararono la strada per lo sbarco degli alleati in Sicilia. Qual era la contropartita? Ci dovete liberare 61 dei nostri, che nel frattempo il prefetto Mori aveva messo in carcere nella sua repressione contro le mafie. Questi 61 capi mafiosi, tra gli anni 43 e 46, vengono fatti sindaci di 61 paesi in Sicilia. Ora bisognerebbe andare a riprendere tantissime storie. Bisognerebbe andare a capire che cos'è stata, per esempio, la strage di Portella delle Ginestre. Ma quante storie dovremmo noi riaprire in questo scorcio di mezzo secolo dell'Italia repubblicana? Torniamo a oggi. Beh, che cosa è accaduto in quegli anni 92-93? È accaduto probabilmente che lo Stato, probabilmente, beh, è accaduto quello che voi forse non ricordate, che è più grande, sì,
che lo Stato viene attaccato frontalmente dalla mafia. Anche qui io vi do un altro elemento, so che a quest'ora è pesante avere tutti questi elementi, però poi magari li ricorderete qua e là. In quegli anni Totò Riina, che era un po' l'ala stragista di Cosa Nostra, decide questo attacco frontale allo Stato. 92 le stragi di Capaci e Via D'Amelio, 93 le stragi di Roma, Firenze e Milano. Due anni terribili. Il 93 andrebbe riletto, nel 93 fra una strage e l'altra, tra Roma e Milano, succede un fatto strano a Roma. Una notte intera i centralini di Palazzo Chigi restano senza linea. Si teme il colpo di Stato, c'è qualcosa che sta accadendo nel paese, c'è una specie di trasformazione genetica di Cosa Nostra, che non è più soltanto associazione mafiosa nel modo classico del termine, ma quasi diventa una specie di associazione terroristica, quasi simile alle associazioni terroristiche colombiane, per intenderci. Sono anni grigi. Totò Riina va dicendo che vuole fare della Sicilia la Singapore del Mediterraneo, cioè vuole fare della Sicilia uno Stato a parte e vuole cavalcare quello che, sono le sue testuali parole, sta facendo quel pazzo al nord. Il pazzo sarebbe Umberto Bossi. Facciamo anche noi la stessa cosa, perché in definitiva, dice Totò Riina, ha ragione. Noi possiamo fare uno Stato a parte, far circolare i nostri soldi e nessuno più ci viene a controllare. Cavalchiamo l'onda. Loro fanno la Lega Nord, noi facciamo la Lega Sud. Facciamo in modo che la Sicilia diventi uno Stato autonomo. Addirittura il primo tentativo di Totò Riina è fare in modo che la Sicilia possa diventare uno Stato legato agli Stati Uniti d'America. Poi si rende conto che sono un po' lontani e allora ritorna sui suoi passi e dice no, facciamo uno Stato a parte. Che succede? Succede che fra il 92 e il 93, se da un lato si attacca lo Stato attraverso le stragi, dall'altro lato, visto che siamo nell'ennesima competizione elettorale, nel sud nascono tante leghe tipo la Lega Nord. Allora in Sicilia nasce Sicilia Libera. Da chi è capeggiata Sicilia Libera, che è un movimento politico? Da Leo Luca Bagarella, il cognato di Totò Riina, perché insomma le cose si fanno a casa. Ma nasce anche Calabria Libera. Nasce anche Campania Libera, nasce la Lega Lucana, Puglia Libera, addirittura Molise Libero. Quando anni dopo gli uomini dell'antimafia andranno a investigare su tutto questo, scopriranno che cosa? Attenti, scopriranno che nei capoluoghi di regione, Palermo, Catanzaro, Potenza, Napoli, Bari, Campobasso, per iscrivere questi movimenti politici, sono passati sempre, quindi legati all'idea di Totò Riina di diventare uno Stato a parte, sono passati sempre gli stessi due personaggi che a voi giovani magari non diranno niente, ma a quelli un po' più grandi sì. E chi sono questi due personaggi? Uno, Stefano Delle Chiaie, terrorismo nero, legato alle stragi di Piazza Fontana. Due, un certo Licio Gelli, ultimamente tornato di moda. Noi tante altre cose potremmo raccontare, io però la finisco qui. Ma queste cose perché ci servono saperle? Perché ragazzi, quando noi parliamo di mafia, dobbiamo renderci conto che parliamo di tante altre cose insieme. E che la storia di mafia non è mai soltanto storia di mafia, ma è storia di tante altre cose messe insieme. E che quando per 50 anni ci hanno fatto vedere la mafia soltanto mettendoci dinanzi alle facce di Provenzano e di Totò Riina, ci hanno depistato. Oggi continuano a depistarci. Ci vogliono far credere che la mafia ormai è in galera. Che la mafia ormai è in galera. Attenti.
Perché quello che noi abbiamo visto e che vediamo anche per televisione, qualcuno però dovrebbe spiegarci perché in 8 mesi Canale 5 manda 2 volte il film Il Capo dei Capi, qualcuno dovrebbe dircelo, perché tu fai una replica 2 volte in 2 mesi, in 8 mesi, beh, ora c'è un tentativo chiaro, la mafia è soltanto lì, no, quella è una parte della mafia. È la parte dei criminali, dei delinquenti, dei cosiddetti militari. Considerate che la mafia è anche altro. Le collusioni, i poteri segreti, quelli forti, le parti a volte deviate delle istituzioni dello Stato, anche questo. E allora la mafia, è bene chiamarla mafie, ed allora è un sistema criminale molto più complesso. E se è questo, ragazzi, non è più identificabile, ed è quello che ci diceva quel ragazzino lì a Berlino, non è più identificabile soltanto con la Sicilia, con la Calabria e con la Campania. Quando noi oggi parliamo di mafia, vi prego, noi non parliamo più soltanto del sud dell'Italia, e se fossimo all'estero dovremmo dire che non parliamo più soltanto dell'Italia, noi parliamo ormai di un fenomeno che si è globalizzato, che ha superato i confini e il cui territorio di occupazione non è soltanto un territorio geografico, ma un territorio virtuale, è l'economia. Se vogliamo capire dov'è la mafia e dove sono le mafie, non cerchiamo più la coppola e la lupara, andiamo dietro ai tanti che in giacca e cravatta entrano nelle borse di tutto il mondo a investire in borsa, a investire cioè i propri soldi derivanti da traffici illeciti. Se vogliamo capire oggi le mafie dove vanno, inseguiamo i loro soldi, i loro affari. E non ci meraviglieremmo se dovessimo scoprire che allora tracce di mafia noi potremmo trovarli anche sotto casa, anche qui. Perché gli affari nuovi delle mafie parlano di investimenti fatti in Lombardia, oltre che di presenze ndranghetiste in Lombardia, di investimenti fatti in Emilia Romagna, oltre che di presenze camorristiche e ndranghetistiche in Emilia Romagna. Il primo comune nel nord, ormai 30 anni fa, sciolto per collusioni con la mafia, è Bardonecchia in Piemonte. Noi pensiamo che i comuni sciolti per mafia siano soltanto in Calabria e in Sicilia, e invece no. Lo ritroviamo in Piemonte, a Bardonecchia. Ora dobbiamo cambiare il nostro modo di concepire la mafia. Noi parliamo oggi di tutt'altro, di altro, di una vera e propria trasformazione genetica quando parliamo di mafia e quando parliamo di mafie. Finisco. 15 anni fa, o di più, all'indomani delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, quel procuratore che era appena arrivato a Palermo, Giancarlo Caselli, capisce che la lotta alla mafia non si può fare soltanto sul versante militare, che noi possiamo tanto, che la nostra intelligenza, i nostri cuori, la nostra capacità, la nostra voglia di essere liberi possono tanto in questa battaglia. Ora chiama un suo amico, un prete, con cui ha vissuto tanto insieme, con cui ha lavorato insieme, che è Don Luigi Ciotti, a Torino. E si dicono: che cosa possiamo fare? Mettiamo insieme le forze sane del nostro paese, perché nel nostro paese sono tanti, tantissimi, tanti, tanti, non si possono contare le persone oneste, le persone pulite, le persone trasparenti, quelle che si spezzano la schiena dalla mattina alla sera. E non è giusto che il nostro paese, noi tutti, continuano a essere ostaggio di quei pochi che purtroppo continuano a dominare nell'ombra, ma anche non più nell'ombra. E allora lanciano questa sfida: mettiamoli insieme tutti questi. E così nasce Libera nel marzo del 95. Libera è questo cartello che mette insieme a tante associazioni, piccole, grandi, di qualunque estrazione culturale in tutta Italia. Oggi siamo circa 1300 associazioni. Il tema è cittadini contro le mafie. Ecco, Libera vuole portare avanti questo discorso. Noi cittadini dobbiamo recuperare la nostra importanza di essere cittadini, la capacità di far valere la nostra voce. A volte noi non ci rendiamo conto di quello che possiamo essere nella lotta contro le mafie. Voi pensate,
Una delle prime attività che abbiamo fatto nel 95 è una raccolta di firme. Abbiamo raccolto in tutta Italia 1 milione di firme. Quei milioni di firme furono portate in Parlamento a marzo, il Parlamento ormai chiuso perché si andava all'ennesima competizione elettorale. Fu approvata quella legge, quei milioni di firme le abbiamo raccolte perché potesse diventare realtà un sogno. Ci fa capire come siamo importanti noi cittadini e quando vogliamo le cose riusciamo a farle, un sogno. Che ai mafiosi possano essere confiscati i beni, le loro proprietà, quello che loro hanno fatto, si sono accaparrati con la violenza sulla pelle della gente. 1 milione di firme, è passata quella legge nel 96, grazie a quella legge oggi in Sicilia, in Calabria, in Campania, ma anche in Piemonte, in Lombardia, in Puglia, sono tanti i beni confiscati ai mafiosi. A Corleone quella che fu la villa di Totò Riina oggi è un istituto agrario. In Sicilia quelli che furono i terreni di Bernardo Provenzano oggi sono terreni sui quali sorgono le nostre cooperative fatte di ragazzi come voi che lavorano, che si riscattano, che recuperano, che riprendono in mano la propria vita e oggi noi abbiamo in tanti punti in Italia ma anche sulle tavole italiane tanti prodotti che vengono da quei terreni. Olio, vino, pasta, melanzane, quello che, peperoncino, quello che volete, ma vengono da quei terreni e loro si arrabbiano. Poco fa con gli amici dicevamo questo, loro si arrabbiano quando noi mettiamo le mani nelle loro tasche, quando noi tocchiamo i loro soldi e loro si arrabbiano quando noi entriamo nelle scuole, perché hanno capito che ciò che più li può distruggere non sono i militari, che fanno un lavoro enorme, grande, egregio. Troppi militari hanno perso la vita nella lotta alle mafie e a questi bisogna soltanto ringraziarli. Ma non solo i militari, l'educazione, il raccontarci cosa sono le mafie, la conoscenza. Loro si arrabbiano se vengono a sapere che a Reggio Emilia dei giovani, delle persone, una serata l'hanno spesa non davanti alla televisione e in altri posti, ma a parlare di mafie, a capire oggi le mafie che cosa fanno e dove stanno andando. Noi abbiamo un grande potere, dobbiamo approfittare di questo potere. Io finisco qui. Ringraziamo Don Marcello. E io a questo punto avrei da fargli una domanda. Dopo io sono disponibile a passare il microfono se magari anche qualcuno di voi ha delle curiosità, degli interrogativi che il suo intervento gli ha fatto nascere e che gli vuole rivolgere finché è qua. E la domanda che avevo da farti io è questa. Tolto tutto questo mondo che abbiamo scoperto essere molto grande, delle associazioni che si occupano di antimafia, il privato cittadino, la persona normale nel suo piccolo può contribuire in qualche modo a questo impegno per migliorare la società civile? Facciamo un giro, eh? Mm-hmm. Ci sono altre domande? Io volevo chiedere, cioè, si parla molto di ascoltare le telefonate, si è parlato anche nel calcio, dei politici, così, ma come mai questa cosa non viene usata contro la mafia? Le intercettazioni? Le intercettazioni contro la mafia. La cosa che mi meraviglia molto è che non si riesce proprio a smantellare la collusione. Io proprio stanotte tarda ho seguito una trasmissione Blu Notte,
dove parlavano appunto della mafia, era una replica. E si parlava appunto del prefetto Mori, cosiddetto prefetto di ferro, ai tempi di Mussolini, che dalla sera alla mattina è stato richiamato dalla Sicilia a Roma. Poi l'intervento, l'arrivo degli alleati e i 65 sindaci che erano poi usciti dalle carceri. Quindi andiamo indietro 70 anni. Allora io dico, ma la paura, credo, del cittadino che ha voglia di fare è quella della collusione. Quando si è giovani si hanno delle grossissime aspirazioni. Io stasera sono rimasta veramente colpita dalla presenza di tanti giovani e si hanno tante aspirazioni, si ha voglia di avere un mondo pulito, un mondo chiaro. Quando si cresce, purtroppo, una parte di questi giovani si rendono conto che l'essere collusi, avere conoscenze, potersi spingere più in là delle regole, ti porta utilità, ti porta soldi, ti porta potere. Io credo che anche questo sia un discorso da fare ai giovani. Non lasciamoci corrompere. Qualche settimana fa c'è stato il compleanno di Andreotti. E ovviamente è stato invitato al salotto di Porta a Porta, no? E in parte il servizio in cui si parlava del suo processo, che è finito con la prescrizione, e nel servizio non si approfondiva niente di quello che, di cosa vuol dire essere prescritti, eccetera, eccetera. È intervenuto anche Cossiga in trasmissione, dicendo che appunto Caselli in un paese normale avrebbe preso a calci nel sedere, una cosa del genere. E quindi, cioè, com'è possibile che in una televisione pubblica si entrano dei messaggi del genere, che in TV passino queste fiction sul capo dei capi, senza che poi nessuno dica niente, senza che appunto aspettiamo Blu Notte a mezzanotte per sapere qualcosa, quando non si sa mai niente? Com'è possibile che nessuno dica niente in Parlamento, non si dica niente, silenzio? Beh, innanzitutto vorrei ringraziarlo per la testimonianza che ci ha dato stasera. Io sono appena tornato dalla Sicilia, essendo un reggiano doc che ha sposato una siciliana, ogni tanto devo andare in Sicilia. E, cioè, non che mi dispiace, però devo dire che la realtà siciliana, il quotidiano siciliano, è totalmente diverso dalla realtà, diciamo, emiliana, tanto per rimanere nel locale. Devo dire innanzitutto che non sembra di vivere neanche nello stesso stato, però c'è sempre più la sensazione che se uno vuole lavorare in quell'ambiente deve essere un po' colluso, e volente o nolente, insomma, o che se ne va, viene al nord, così, e questo è il primo problema. Il secondo problema, quello che diceva lei, della infiltrazione della mafia anche nel nostro territorio, vorrei chiederle come facciamo ad avere dei politici locali che non si lasciano tentare tipo nelle gare d'appalto da queste ditte che magari offrono prezzi stracciati e sfruttando appunto i collegamenti mafiosi. Io dico, non mi sono mai impegnato di politica, però adesso sento la necessità di volere dei politici, magari del mio partito, che si impegnino in questo. Cioè, non posso votare un sindaco che poi dopo, per risparmiare qualche centinaia di migliaia di euro, si affida alla mafia. Grazie. Qualcun
Qualcun altro? Nessun altro? Io provo a fare alcune considerazioni che voi, insomma, capite, non sono delle risposte, però rifletto insieme a voi. Quando si parla di intercettazioni, qual è il tuo nome? Samuele. Samuele. Il problema dell'intercettazione è proprio questo. Hanno delegittimato il fenomeno dei cosiddetti pentiti. Grandi collaboratori di giustizia, a volte un po' troppo forse enfatizzati come pentiti, le due cose sono diverse, beh, hanno dato una grande mano alla lotta alla mafia. Noi non possiamo dimenticare che una grande mano alla lotta alla mafia l'ha data Tommaso Buscetta, che una grande mano alla lotta alla mafia l'ha data Gaspare Mutolo, Salvatore Cancemi, Raffaele Ganci, lo stesso Giovanni Brusca, per quanto ambigua sia stata la sua collaborazione. I mafiosi hanno capito, ma non solo i mafiosi, anche quelli che probabilmente hanno avuto negli anni collusioni con la mafia da esterni, hanno capito che incominciava a diventare pericoloso il fenomeno del cosiddetto pentitismo, cioè la mafia era sconfitta dall'interno. Ripeto, il primo a raccontare di mafia è stato Tommaso Buscetta e ha raccontato tanto della mafia. A dire il vero anche altri prima avevano raccontato, ma un paese ancora non preparato, aveva non molto protetto. Leonardo Vitale, un po' di tempo fa è uscita questa fiction ennesima per televisione, L'uomo di vetro, fu fatto passare per pazzo. Hanno capito che bisognava forse andare in altra direzione. E qual è l'altra direzione che è servita tanto agli organi investigativi nella lotta alla mafia? Le intercettazioni. Le intercettazioni invece sono state sempre uno strumento indispensabile nella lotta alla mafia. Voi pensate alle intercettazioni ambientali, non solo quelle telefoniche, per cercare di capire dove si rifugiavano i grandi superlatitanti. Oggi tutto questo chiacchierare, questa discussione, questo dibattito politico sulle intercettazioni è pericolosissimo. È vero che ci sta un'esagerazione, nel senso che a volte vengono fuori intercettazioni che non c'entrano niente con l'oggetto delle indagini. È vero che